molto bene. Chi è questo sole? Vede che quel sole autunnale. Sì, non è più il sole. Eh? Sì. Si sente che non è più, però, voglio dire. Sì, canottiera, ciabatte, 26 gradi. Ho fatto il bagno in costume. Buongiorno, buongiorno camperisti. Alla risposta. Alla risposta, finalmente. Guarda che bel mezzo. Mezzo, guarda che bel mezzo. È pieno di mezzo, sembra un campeggio con un'area sosta, ma non lo è. È un normalissimo parcheggio della spiaggia all'ingresso dell'Andalusia, perché siamo proprio sul confine dell'Andalusia. Ci sono un sacco di mezzi. Area sosta superstar, esatto, la trovate nella nostra mappa. Ci sta benissimo perché, uno, a parte che è tutto gratis, ok? Poi qui a 2 chilometri c'è il distributore di benzina dove ricaricare anche la bombola di tutte le nazionalità. Esatto, carico scarico. Carico scarico e eventualmente, se volete, c'è anche l'area sosta a pagamento dove c'è l'energia, le lavatrici, tutto. C'è l'elettricità, sì. E poi a 5 chilometri neanche c'è il paesino con tutti, paesino, una bella città. Sì, una bella città. Con tutti i supermercati, i servizi, eccetera, eccetera. Abbiamo due spiagge qui su questo promontorio, una con un po' di ondine, ma proprio easy easy per le schiappe come noi. Infatti ci sono altre che stanno facendo surf. Oppure c'è questa spiaggia qua dietro alle nostre spalle, questo golfetto dove c'è un'acqua cristallina, si dà da Dio. 26 gradi, mare caldo. 25, 26. No, la cosa bella che piace a me di questa zona è che questa zona della Spagna, comunque in generale, sia prima che dopo, è stra costruita. Proprio palazzoni, grattacieli, che a noi non piace tanto, no? E invece in questo, proprio in questo pezzo qui, sei proprio nel nulla. Sì. Cioè, guarda che roba, non c'è niente. Sì, sembra di essere nel deserto, bellissimo. Ora siamo qua, possiamo tagliarti qua. C'è pieno di sentierini. Sì, ci sono anche un sacco di trekking da fare. Sì. E ora da qua andiamo in un'altra spiaggia ancora, perché poi qui è pieno di spiagge. Un'altra spiaggia ancora dove, quando eravamo venuti la scorsa volta ad aprile, c'era una mega comunità di hippie tedeschi. Ora non li vediamo più i mezzi, quindi secondo me li hanno fatti sgomberare. Andiamo a vedere. Ci sta. Sì, c'era una situazione un po' al limite. Un po' al limite. E anche lì c'era un'altra bellissima spiaggia. Comunque sì, è un posto ideale, veramente, puoi startene qui un mese, cosa che credo che... Per venire a svernare, secondo sì. me è perfetto, perché non è neanche troppo distante dall'Italia. No, poi è fighissimo, c'è il rumore del mare, ieri c'era una luna pazzesca, veramente è un posto... Tranquillissimo, poi buono. Sicuro, super sicuro, perché oltre al fatto che veramente ci saranno 50 camper... Però vedi che è proprio una zona molto sicura, molto sicura. Poi ci sono due bar qui sulla spiaggia, sì, ad aprile erano chiusi. Ci sono svedesi, finlandesi, sì, inglesi, tedeschi, francesi, di tutte le nazionalità. Quindi è molto bello anche per quello, secondo me. Se volete sapere dov'è, dovete però richiedersi la mappa. Secondo me sta più registrando da mo. No, no. Ora ci facciamo due passi. Giornata tipica è questa. Sveglia, colazione, due passi e poi si lavora. Dobbiamo fare anche le foto. Dobbiamo fare un sacco di roba. Abbiamo dei progetti in ballo che vi abbiamo già detto che richiedono un bel po' di tempo di lavoro. Quindi oggi è sabato, ma si lavora. Per noi ormai non c'è più sabato e domenica. Beh, ieri non abbiamo lavorato. Sì. Ecco, qua ci inizia a esserci un po' di spazzatura. Qua un po' di cacatoio. Della zona hippie. Cacatoio. Mentre dove ci sono i camper c'è una pulizia. Pulito, sì. Sì. Occhio.
Sì, se vi ricordate, è vero, in uno dei primi video qua era pieno di camper ovunque. Ora ho messo la sbarra, che ha fatto anche bene secondo me, perché la situazione qui era un po' al limite, era pieno di spazzatura ovunque. Non era più una sosta libera, era diventata una comunità. Una comune. Probabilmente sì. Anche la doccia. Ah sì. Anche era pieno di mezzi ovunque, ma è giusto così. Poi per colpa dei soliti ci rimettiamo tutti e mettono i divieti.